processo non semplice. Una risposta efficace potrebbe arrivare dalle piante, in particolare dalla nicotiana bentamiana, piante da utilizzare come biofabbriche per produrre vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici, riuscendo a soddisfare la domanda in modo rapido, efficace e a costi contenuti. Le piante possono essere utilizzate come biofabbriche per produrre proteine di interesse, in questo caso farmaceutico. E la loro coltivazione, anche se in serre più o meno sofisticate o in impianti di vertical farming totalmente automatizzati, comporta dei costi di mantenimento notevolmente inferiori rispetto ai biofermentatori classici. Si può aumentare o ridurre repentinamente la scala di produzione del farmaco in base alle mutate richieste del mercato, come nel caso di una pandemia. Qual è la differenza dai vaccini attualmente in uso? Il sistema immunitario risponde a delle proteine. Nel caso dei vaccini attualmente in commercio, attualmente somministrati alla popolazione, che sono quelli RNA o basati su adenovirus, è il nostro organismo che produce la proteina, perché arriva l'informazione per produrla. Nel caso dei vaccini a base proteica, quindi anche quelli che deriveranno da pianta, noi diamo direttamente la proteina che è stata purificata, quindi immediatamente il nostro organismo verrà in contatto con questa proteina, senza introdurre acidi nucleici, virus estranei, eccetera. Le piante potrebbero diventare biofabbriche anche per vaccini anti-Covid. Secondo i ricercatori dell'ENEA e del CNR, 12.500 metri quadri di serre basterebbero per produrre biomolecole sufficienti per le dosi necessarie in Italia. Il problema è che attualmente in Italia non esiste un impianto di produzione, nonostante in ENEA ci lavoriamo da 30 anni, ma anche al CNR, all'Università di Verona e Viterbo. Servono sostegni e interventi pubblici, come già stato fatto all'estero, dove si è investito per tempo su questo tipo di ricerca. Sentirete presto parlare di questi vaccini prodotti nelle piante, perché arriveranno sul mercato grazie ad un'azienda canadese che ha ricevuto un forte finanziamento dal proprio governo e che ha avuto il via libera alla commercializzazione per un vaccino prodotto nelle piante a base proteica per l'influenza stagionale, e sta terminando tutti i clinical trial per il vaccino per il Covid-19. Penso che abbiamo dimostrato di essere in grado di poter fare varie cose anche a livello competitivo, a livello internazionale. Quindi riteniamo che con finanziamenti potremo affrontare le sfide del futuro in maniera adeguata. Speriamo e complimenti all'ENEA. Torniamo a campo testaccio, la storia della Roma.